adesso qualcuno mi fa dei segnali che non riesco a leggere, come vorrei. Non ci vedo molto bene da Catania. Vabbè, no, da come? Ok, dovrei capire qualcosa in codice. No, vabbè, niente, me lo diranno dopo, pazienza. Dunque, allora dicevo prima, rappresentanti della società civile, prima è salita quella signora di Faenza che ci ha raccontato qual è la condizione in questo momento sua e di altre 300 operaie nella fabbrica della Orsa. Adesso da Catania arriva, quindi mia concittadina, arriva un insegnante che si chiama Barbara Evola, che mi piacerebbe accogliere. Ah, Palermo, per questo mi dicevi Palermo, perché io vivo invece Catania, quindi ho detto siamo della stessa città. Ciao Barbara, benvenuta. Facciamo un applauso. Va bene, sempre siciliane siamo. Abbassamento del zucchero. Allora, io suppongo che tu ci racconterai quanto deve essere difficile in questo momento di crisi del nostro paese e soprattutto del lavoro che tu hai scelto di fare. È un lavoro che a mio parere dovrebbe veramente essere uno dei più remunerati in assoluto, perché è un lavoro profondamente impegnativo e che in qualche modo, anzi non in qualche modo, tu fai l'insegnante, lascia delle cose importantissime per le prossime generazioni, quindi vorrei che adesso tu ci raccontassi. Facciamo un altro applauso a Barbara Evola. Scusami Barbara, ti interrompo, mi chiedono un medico, un paramedico in regia, per favore, se c'è un medico tra voi credo che ne abbiamo bisogno. Grazie. Prego Barbara. Sono Barbara Evola, ai precari della scuola in lotta di Palermo. Ma oggi la mia voce e la mia indignazione sono la voce e l'indignazione della classe lavoratrice più massacrata e più censurata di questo paese. Non si parla mai in termini positivi della scuola e non si parla mai di quello che sta accadendo nella scuola. Vorrei darvi soltanto una cifra veramente spaventosa: 183.000 gli insegnanti che nella finanziaria di Tremonti saranno tagliati in 3 anni. 183.000. Io faccio parte dei 7.200 soltanto in Sicilia che quest'anno si ritrovano fuori per strada. Ma la cosa che più ci spaventa è la censura. La censura perché la scuola fa paura, perché la scuola è il luogo della formazione, della coscienza critica, della consapevolezza. Perché noi a scuola cerchiamo di dare questi strumenti ai nostri ragazzi, perché ci crediamo, gli strumenti per leggere la realtà. E invece la scuola la stanno massacrando nel silenzio, in un silenzio colpevole di tutti. I telegiornali sono diventati un'alternativa a Maria De Filippi. È un puttanaio. Ci parlano solo di puttane e puttane. E non si parla dei problemi di questo paese, di quello che accade. Una collega accademia si è suicidata, non si è detto nulla. Sono state occupate nelle scuole. Altri colleghi hanno tentato il suicidio. È stato fatto lo sciopero della fame nel più ignobile silenzio. Ieri questa città è stata protagonista di una grande manifestazione del mondo della scuola. E ancora una volta c'è stata un'orribile censura sui giornali. Non se ne è parlato, non si è detto nulla. È per questo che io oggi mi rivolgo a voi, non per parlare soltanto del dramma dell'occupazione, un dramma enorme che è sentito soprattutto in una regione come la mia, la Sicilia, dove non esiste un tessuto industriale, dove le fabbriche stanno chiudendo da Catania a Palermo e dove questi 7.200 disoccupati si uniranno al resto di disoccupati. Ma io oggi sono qui per dirvi un'altra cosa: stiamo in guardia, stiamo attenti, qui ci sono altri insegnanti, altri docenti, ci sono i genitori, entrate nelle scuole, parlate con gli insegnanti per vedere che cosa sta accadendo. È vero, una riforma epocale, è un massacro epocale quello che ha fatto la Gelmini. Aprite bene gli occhi e le orecchie, è la scuola
intervento sia stato perfettamente aderente a questo desiderio. Grazie, davvero, dal più profondo.